sono pervenute agli uffici del Consiglio regionale le comunicazioni di tutte le programmazioni dei nuovi consiglieri, sia per i 40 della quota proporzionale sia per quella maggioritaria, il cosiddetto listino composto da 10 consiglieri oltre al presidente Sergio Chiamparino. In base alle norme vigenti, la seduta di insediamento della decima legislatura è prevista per lunedì 30 giugno. Fino al 15 ottobre, visitabile nella sede della Biblioteca della Regione Piemonte in via Confienza 14 a Torino, la mostra Eccellenze del Piemonte, vecchie pubblicità di carta e di latta 1900-1960, che espone scatole di latte, disegni, colori, etichette e targhe pubblicitarie. Quattro veronese venuti da lontano, le allegorie ritrovate. E la mostra è allestita a Vicenza al Palladio Museum fino al 5 ottobre con quattro opere del veronese. Due di queste, la scultura e l'astronomia, di proprietà della Regione Piemonte e rinvenute a Villa San Remigio a Pallanza, sono state già esposte temporaneamente a Palazzo Lascaris. Nuovi spazi di lettura nella Biblioteca della Regione con l'inaugurazione della seconda sala, dove è possibile usufruire gratuitamente di quotidiani e riviste o semplicemente trovare uno spazio di studio con wifi libero, senza registrazioni e limiti di tempo. Ricostruire la memoria di un territorio che attraverso i secoli ha vissuto enormi cambiamenti delle proprie caratteristiche ambientali, artistiche, monumentali e socioculturali. E questo è l'obiettivo che il Consiglio regionale si pone con la pubblicazione di video storici sulla propria social TV. È legittima la legge regionale che istituiva il nuovo comune di Mappano, in armonia con l'esito del referendum consultivo dell'11 novembre 2012. Questo in sintesi il giudizio della Corte Costituzionale che ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità sollevate dal TAR, in relazione all'impugnazione della legge regionale da parte della città di Settimo Torinese.